signore che ha una pescheria e che alla fine, siccome se l'era presa secondo il magistrato con un astice, c'ha un problema. Vi faccio sentire. Se l'è presa con un astice? Era stato cattivo con l'astice. Probabilmente nessuno dedicherà loro un hashtag altisonante che inizia con Je suis, ma attenzione a come si maneggiano astici e aragoste, mai tenerle su un letto di ghiaccio o con le chele legate, lo sa bene un pescivendolo torinese finito alla sbarra per maltrattamenti ai danni dei succulenti crostacei, assolto dal giudice per tenuità del fatto nonostante il reato fosse integrato. Si può solo convenire, scrive il magistrato nella sentenza, su una rimproverabilità quasi simbolica, e se più si domandano come faccia la nostra giustizia ad occuparsi di casi simili, l'avvocato che ha assistito il malcapitato commerciante spiega invece che la questione giuridica è assai seria. Pur essendo una vicenda che sembra banale da un punto di vista generale, in realtà dal punto di vista giuridico è complessa. Nel 67 ci fu addirittura una sentenza della Cassazione la quale disse che, con un italiano molto bello, andava condannato l'imputato perché si era incrudelito nei confronti di pesci. Il giudice scrive proprio espressamente: valuto con stupore come la vicenda abbia coinvolto ben 4 agenti della polizia municipale che hanno a loro volta allertato un veterinario dell'ASL. E dopo la parentesi giudiziaria, quella mediatica, quasi surreale, dibattiti sui social e sondaggi a botte di like, in attesa di vedere un plastico del delitto in prima serata, tirano un sospiro di sollievo pescivendoli ristoratori. Gli astici e le aragoste sono prodotti che vanno venduti vivi. Perdersi dietro a un astice che viene messo sopra del ghiaccio, secondo me, è un po' imbarazzante. L'astice arriva già con le chele legate. Meglio che abbia la fascetta elastica che sia senza un dito a una persona. Di avviso opposto gli animalisti, perlomeno i più intransigenti, critici nei confronti della sentenza. Non devono essere vendute vive, perché se sono vendute vive poi vengono bollite vive. Immaginiamo l'atrocità di questa cosa. Il fatto che abbia avuto così tanta risonanza porta l'attenzione su un caso che sono proprio le aragoste, sono i crostacei, sono quegli animali che di solito sono ritenuti un po' la serie B della tutela degli animali. Che paura sta così. No, vabbè, ma stiamo esagerando, perché mi sembra il pezzo di prima che avete fatto sulla ricchezza. Allora, si sa che purtroppo gli astici e le aragoste vengono buttati vivi nell'acqua bollente. Lo prevedono. Ma c'hanno un'anima e non va bene. Non lo so se c'hanno un'anima. Io, da divulgatore scientifico, non mi sono mai occupato dell'anima degli astici e neanche del livello del loro sistema nervoso. Ma qui ci sono almeno due questioni, no? C'è la questione di una signora che passa davanti al pescivendolo. Mi sembra che siamo in Svizzera che ci stiamo occupando di questa roba. Vede l'aragosta con le chele legate e col ghiaccio, parte la denuncia e si arriva a fare un processo per le chele legate. Il problema di questi crostacei non è il ghiaccio, è l'acqua bollente. No, basta, dico, siccome la giustizia italiana fila perfettamente, noi gli mandiamo un processo. Viviamo in un cantone svizzero dove non sappiamo di cos'altro occuparci che dell'astice sul ghiaccio. C'è una considerazione da fare. Questo è ridicolo. Attiene la sensibilità delle persone che ce l'hanno diversa, ce l'hanno più. Detto questo, io parto dal punto di vista della norma. Allora, esiste una norma. Questo signore, il giudice che si è mostrato stupito, è un giudice onorario, cioè una persona che evidentemente è una categoria di giudicanti che giudicano casi di profilo relativamente adatto, quindi non è che abbiamo scomodato la Cassazione per questo. Allora, siccome io non voglio entrare in questo loop dell'avere o non avere sensibilità nei confronti degli animali, questo è molto personale ma è anche molto sociale, ma è un altro discorso. Questo signor giudice ha la legge davanti, allora delle due l'una, o la applica o non la applica. Siccome si è stupito, ha fatto un'operazione di non applicazione della legge vigente. No, Carla, però... Io sono disperato quando viene maltrattato un cavallo, un cane, un gatto, che mi importa dell'astice? No, per cortesia, lui ha assolto il pescivendolo per la tenuità del fatto. Quindi ha applicato la legge, però ha detto, il fatto, non c'era la tortura, quella che era. Ma qual era il fatto? L'astice vive nelle acque gelate. Ma no, c'è il ghiaccio, c'ho anche le gale legate. Che problema c'è? Non mi guardi così perché mi viene da ridere. Abbi pazienza, ma ti rendi conto? Ma che bello. Ogni situazione ha dei livelli per cui passa. Ma tu pensi ai cavalli, povera bestia. Ma tutti pensiamo ai cavalli. E allora l'astice che se ne frega. È un problema che è commisurato alla considerazione che si dà all'astice. Vogliamo darla, non darla. Ma siamo seri. No, e ognuno pensa. Ma siamo
siamo seri. Ha messo il giudice, non mi è piaciuto per niente. Ma siamo seri, ma che parliamo degli astici?